negli anni 80 cantavano i Righeira, l'estate sta finendo e d'altronde la stagione sportiva di tante attività in Canavese ormai è alle porte. Tra gli sport che stanno ricominciando, tra appunto le ultime azioni di mercato, le prime partite, o meglio, i primi momenti di allenamento in palestra e anche le prime amichevoli, ecco che anche la pallavolo sta facendo tutto il movimento in vista di una stagione 2023-2024, dove ancora una volta le nostre società saranno protagoniste. Tra i club che saranno via del campionato c'è naturalmente anche il Rivarolo Canavese Volley. Qua questa sera sono con noi due personaggi importanti, due colonne portanti della società, ovvero il presidente Davide Agostino, buonasera, Buonasera. e Massimo Brunelli, che è direttore sportivo sia del Rivarolo Canavese Volley, ma anche del famoso Riva Castel Volley, che è il progetto, diciamo così, di settore giovanile che unisce le due società. Buonasera. Buonasera ragazzi, allora iniziamo a parlare un pochettino di quella che è questa nuova stagione. Allora, Presidente, un Rivarolo che si ripresenta al via del campionato di Serie C, tante le novità a partire dall'allenatore con il ritorno di Coach Cignetti. Allora, raccontaci un po' quali sono appunto, diciamo così, i movimenti, ciò che avete fatto a livello societario per prepararvi per questa nuova stagione. Non abbiamo voluto snaturare il progetto dello scorso anno, abbiamo mantenuto buona parte della squadra che l'anno scorso ha fatto il campionato di B2, abbiamo cercato delle figure importanti come palleggio centrale, un libero giovane e abbiamo praticamente fatto una formazione che è nata per fare bene, soprattutto abbiamo ringiovanito la squadra. Oggi, a parte due giocatrici, la media è 2002-2003-2000, quindi Importante. ci stiamo muovendo, ma soprattutto poter far bene. Certo. Massimo, appunto, avete tra l'altro puntato di nuovo con, chiamiamolo un cavallo di ritorno, perché Cignetti è un vecchio nome e volto, vecchio per dire, non sicuramente a livello d'età, Certo. ma per Rivarolo. Come mai questa scelta? Sì, diciamo che è stato fortemente voluto dal presidente e quindi abbiamo lottato con altre società per averlo e alla fine l'abbiamo spuntata anche perché lui ha subito sposato il nostro progetto, un progetto giovane che a lui piace molto lavorare con le ragazze giovani. E poi noi sapevamo come svolge il suo lavoro e l'abbiamo fortemente voluto e l'abbiamo confermato subito. Appena c'è stata la possibilità di confermarlo, l'abbiamo confermato a pieni voti da tutta quanta la società. Certo, beh, un punto di ritorno importante che avete sottolineato entrambi il fatto che comunque livello di giovani, quindi un Rivarolo Canavese Volley che sarà sponsorizzato fino in impianti, ancora una volta che punta sulla linea verde, sul fatto che avete fatto inserito anche in rosa delle giovani che Certo. arrivano dal vostro settore giovanile. Quanto è importante sviluppare un settore giovanile in un territorio come Canavese e a Rivarolo? Ma quest'anno abbiamo tre ragazze del settore giovanile, il palleggio che l'anno scorso era il palleggio della 18-2005, il centrale che già l'anno scorso faceva parte della Rosa B2, Lea Moncher, che era 2005 anche lei, e abbiamo il piacere di aver avuto, di far ritornare qui a Rivarolo con noi il libero all'Asia che ha fatto esperienza in altre società ed è tornata da noi. Quindi sono tre ragazze cresciute nel settore giovanile dal mini volley fino alla prima squadra e questo è motivo di orgoglio per noi. Una bella Purtroppo soddisfazione, certo. abbiamo perso un atleta per varie ragioni, però la soddisfazione di veder crescere, e questo è quello che è il motivo per cui Rivarolo e Castellamonte si sono messi insieme per poter per poter fare qualcosa di importante a livello giovanile ed avere delle ragazze che arriveranno poi in prima squadra. Certo. Massimo, appunto, quanto avete lavorato e state lavorando
per il settore giovanile, perché appunto voi avete diverse squadre che sono, diciamo così, un asso della manica per quanto riguarda il Rivarolo e Castelvolo. Allora, noi diciamo che puntiamo molto sulla l'investimento sui coach. Mm-hmm. L'investimento sui coach ci porta a un grave costo, diciamo, certo, per le nostre società, però ci porta a certo benefici grandissimi. Investite molto sui investiamo sui coach, e una delle prove che investiamo sui coach è che abbiamo tantissime ragazze che sono in giro nelle categorie regionali e anche più alte, che sono nostre, e questo è il frutto dell'investimento sui coach. Il fatto di far crescere le ragazze con della preparazione, certo, di qualità. E uno degli esempi è il coach Cignetti. Quest'anno torna dopo aver fatto la sua esperienza in Serie C maschili e in Serie D, in Serie regionali femminili, ha fatto il selezionatore provinciale, regionale in federazione, quindi torna con un bagaglio di esperienza importante, e speriamo di tirar fuori di nuovo delle ragazze dal nostro vivaio. Questo è il discorso che noi vogliamo improntare su questa, giusto appunto. Lui non farà solo la prima squadra, certo, la Serie C regionale, farà anche l'Under 14 e l'Under 16. Quindi che, appunto, il fulcro del Di questo progetto nostro è far lavorare in determinate maniere, in determinate situazioni, queste ragazze, e vedere cosa tirar fuori. Certo. Il nostro progetto è questo, noi investiamo sugli allenatori. Poi dopo parleremo anche del Riva Castel, cosa ha investito, chi ha preso, chi ha messo praticamente, certo, nella nostra società come allenatori. Però certo, noi, il nostro progetto, in accordo con Davide, era l'impostazione delle ragazze, e quindi con degli allenatori che abbiano l'esperienza e la capacità di fare per farle maturare, certo, indubbiamente importante. Tra l'altro, prima a telecamere spente, guardando il simbolo della vostra società, ci si avvicina a un altro importante traguardo, ovvero i 60 anni di attività. Ecco, questi 60 anni, è vero che non li avete vissuti tutti perché siete molto più giovani, però è un cammino importante, e quanto è anche pesanti, tra virgolette, portare avanti un discorso di 60 anni di storia, 60 anni di sport fatto a determinati livelli. Quanto anche vi stimola questo? Oggi sicuramente la pallavolo moderna, sia a livello agonistico, sia a livello tecnico, ma anche a livello organizzativo, non è più la pallavolo di 20-30 anni fa. Certo. Oggi essere presidente di una società è come gestire una piccola azienda. Mm-hmm. Ho avuto la fortuna di festeggiare i 50 anni come vicepresidente, e devo dire che è un traguardo che inorgoglisce la società, perché arrivare a 60 anni e in questo decennio aver fatto una promozione della DLC, aver vinto una Coppa Piemonte, aver fatto una Serie B2, anzi due anni di Serie B2, certo, sicuramente è orgoglio per il mio personale, ma sia come presidente, ma tutti quelli che hanno lavorato in questi 10 anni per mantenere il Rivarolo Canavese Volley sempre in categorie e a livelli che merita la città e merita la società. E stiamo pensando ad organizzare qualche evento celebrativo con magari una mostra di quello che sono stati i 60 anni. Gli ultimi 20-30 anni abbiamo ancora maglie, abbiamo ancora foto, inviteremo anche ex giocatrici. Stiamo mettendo insieme un programma per festeggiare i 60 anni. Certo, beh, un traguardo importante, vero Massimo, che effettivamente è un traguardo che stimola, certo, però che alla fine ha anche un peso determinante. Questo credo che sia anche una di quelle cose che vi spinge a lavorare in un'ottica di fare sempre meglio.
Sì, certo, a noi lo stimolo non ci manca, ve lo posso assicurare, assolutamente. Perché siamo veramente siamo stimolati soprattutto dalle ragazze giovani, dalla richiesta, dalla loro voglia, di... dalla voglia e dalla di nuovo ripresa dopo questo benedetto COVID maledetto. Abbiamo avuto delle grossi numeri l'anno scorso di ripresa e speriamo di riconfermarli, ma io metto sempre, come dico sempre a Davide, e lui mi dice a me, perché praticamente andiamo in simbiosi, no? Investire sui coach è la priorità di una società di pallavolo. Aiuta anche a richiamare le ragazze, perché si trovano bene. L'anno scorso abbiamo iniziato un gruppetto di ragazzine venute fuori dopo la pandemia, quindi molto siamo partiti con un gruppetto di 12 ragazzine, 13, e alla fine della stagione avevamo 25 ragazzine in palestra. Certo, avete raddoppiato i numeri. Sì. E quindi... Questo è vero che è sintomatico del fatto che, come hai detto giustamente tu, abbiamo attraversato un periodo difficilissimo, certo, e oggi la voglia di quella normalità, certo, che ci è mancato, certo, soprattutto tra i giovani, sì, sì, è stata determinata. Il nostro compito è, quando arrivano queste ragazze, perché magari arrivano per due o tre volte di prova, il nostro compito, la nostra mission, certo, è farle rimanere in palestra, certo, e quindi farle innamorare della pallavolo, e speriamo di riuscire di nuovo. L'anno scorso ci siamo riusciti, grazie ai coach che avevamo l'anno scorso, io devo dire grazie perché sono cambiati quasi tutti, però per vie altre, certo, ma anche il rinnovamento tutto quanto è anche uno stimolo in più. Io vorrei ringraziare i coach dell'anno scorso, certo, perché hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Reggio con le piccoline, con la 14 e la 13, e Alessandro con la 18, Vallero, hanno fatto un ottimo lavoro, quindi noi siamo contentissimi, cioè, e siamo rimasti amici, certo, perché tante, certo, volte uno si lascia e siamo rimasti amici. E poi c'è sempre il progetto mini volley, che è quello che diciamo investe la fascia fase motoria e fase gioco dai 6 agli 11 anni, e anche lì purtroppo la pandemia aveva sterminato, sì, sì, il mini volley. Abbiamo ricominciato piano piano, i numeri crescono, quest'anno abbiamo confermato l'allenatrice Linda Ferraris, che si occuperà sia del mini volley a Rivarolo che a Castellammonte, e puntiamo anche lì a aumentare i numeri e a creare quella base che è poi necessaria per poter iniziare le prime squadre, certo, continuare la crescita. In più, non per ultima, però è l'unica che ha avuto una promozione l'anno scorso nel Riva Castelvolle, che è Elena Vota con Giorgia, certo, Brunelli, che abbiamo riconfermato a pieni voti tutte e due, con la prima divisione arancio sono passate in prima divisione azzurra, quindi loro due sono state le uniche due riconferme, no? Abbiamo cambiato un po' di cose, come ho detto prima, il coach Cignetti, oltre alla Serie C, farà l'Under 14 e l'Under 16 insieme a Elisa Penno, che è un altro, ritorno. Mentre l'Under 18 la farà Elena Vota insieme a Giorgia Brunelli, mm-hmm, che faranno anche la prima divisione azzurra, okay, la stessa squadra. In più abbiamo aggiunto un coach che è anche lui un ritorno, okay, Giusva Marchetto, certo, che farà l'Under 13, quindi le piccoline iniziamo a farle lavorare con tutti un allenatore. Tutti allenatori di esperienza che li voleva mezzo, non dico mezzo Piemonte, ma mezzo canavese o di un po' di più, e noi li abbiamo portati a casa perché hanno sposato in pieno il nostro progetto. E questo è fondamentale, è importante.
Allora, abbiamo parlato di nuovi arrivi, nuovi allenatori, tutto il resto. So che naturalmente inizieranno a toccare ferro e tutto il resto, però da buon giornalista o da cattivo giornalista, scegliete voi, tocca parlare di traguardi, nel senso che, Ma allora, quindi io non posso, no, se no mi licenzia. senza sbilanciarsi, però a grandi linee, Certo. certo è naturale che poi i campionati bisogna giocarli e bisogna vincere sul campo. Fuori siamo tutti primi, no. Quali sono gli obiettivi a grandi linee che vi siete posti, sia con la prima squadra che col settore giovanile? Quali sono, secondo voi, i gruppi che possono, diciamo così, emergere nel corso della stagione? Sicuramente la Serie C quest'anno sarà impegnativa, ci sono tutta una serie di formazioni che hanno messo insieme dei roster importanti. La nostra squadra è nata per far bene, il nostro obiettivo è far bene, non facciamo proclami Certo. come abbiamo fatto 2 anni fa, l'anno della C. E giochiamo partita dopo partita. L'importante è fare gruppo, fare squadra e poi giocarsela. Secondo me la squadra è nata per far bene, dobbiamo solo mettere in campo i valori tecnici perché sicuramente il roster è ben fatto. Poi Assolutamente. dopo se sono rose fioriranno, ma ecco, l'obiettivo nostro senza proclami è far bene, questo è il nostro Certo, obiettivo. giocare partita dopo partita, cercare Esatto. di fare ogni cosa al meglio possibile e poi via via, quando si guarda la classifica, si deciderà via via cosa fare. Certo, il campionato di C è lungo, è un campionato dove non basta vincere il girone d'andata e il No. girone di ritorno, ma bisogna vincere i playoff, quindi è successo l'anno scorso che la squadra che ha vinto il girone non Non ha sei poi ottenuto riuscita la poi a fare il promozione. salto di Quindi è uno dei qualità. campionati più difficili, lungo, e bisogna mantenere la forma fisica e soprattutto la testa fino alla fine. Anche perché qualitativamente, diciamo la verità, ormai la Serie C ci sono tantissime giocatrici giovani e anche qualcuna, tra virgolette, un po' più grande, perché di lì vecchio non c'è nessuno, però effettivamente la qualità si è alzata tantissimo, nel senso che ci sono tantissimi giocatori, giocatrici in prospettiva, ragazze che hanno esperienza, e quindi questo sicuramente rende tutto molto più emozionante per chi lo vive da fuori, un po' più complicato per chi lo vive da dentro. Veramente. Massimo, appunto, a livello di settore giovanile in Ma finisco il generale? discorso Sì, della C, il certo. roster è importante, ovviamente, Davide non fa mai squadre banali, io ti Questo è dico, importante. ma ripartendo dalla questione dello stimolo, Certo. no? E quindi il roster è importante e bisogna ammetterlo, no? È palese. In più c'è lo staff, oltre a Cignetti e Lisa Penno che farà da seconda, ci sarà una preparatrice che è Erika Raga, che seguirà le ragazze in tutto e per tutto, sia a livello di preparazione, a livello di infortuni e tutto quanto, speriamo il meno Certo, possibile, però anche quello è però importante. è un'aggiunta allo staff importante, ci sarà Mario Lisi che Come farà il dirigente. dirigente accompagnatore, quindi si prenderà cura di tutte le ragazze, le porterà dappertutto, è Certo. il nostro un po' factotum. E questa è la Serie C. Il resto, come abbiamo già ribadito prima, è fatto a livello giovanile. Anche la prima divisione azzurra, Tanti che ragazzi in andiamo, prospettiva. è praticamente un under 18, quindi molto, molto giovane, con dentro 2 o 3 ragazzine un po' più vecchiette, ma non sono vecchie, No, sono del certo. 2000, quindi Un sono po' sempre più leggermente più giovane. mature, Perché possiamo parlando di dire, 2000 vecchi mi 2000-23 sembra un anni po'. vecchio, tutt'altro. Ed è un po' di anni che andiamo vicino alla conquista della Serie D, anche l'anno scorso per niente, per degli eventi che sono successi, ma quindi puntiamo anche lì ad andare su con queste ragazze. Poi ci sarà il gruppo under 16 e 14 che si alleneranno insieme ed è il gruppo dove dovrà venire fuori Certo. La linfa Per il futuro. per il futuro, e poi c'è il gruppo nuovissimo
nuovissimo, che partono dall'Under 13, dove abbiamo grosse aspettative, numeri ci sono, l'allenatore c'è, lo staff c'è, e quindi questi sono i nostri... Direi che sulla carta... E poi ovviamente, come dice, come ha detto il Presidente, i due gruppi mini volley, certo, che sono molto interessanti con i numeri, lo staff è di primo ordine, quindi tutte ragazze, ci sarà Linda Ferraris che farà l'allenatrice dei due, la coordinatrice allenatrice, che ha tutte le carte in regola per far bene con questi gruppi giovanili. Davide Massimo, effettivamente sulla carta c'è tanta carne al fuoco, e quindi non resta che a questo punto dare spazio alla palestra, certo, nel senso di lavoro in palestra, lavoro di coach, lavoro delle ragazze, e speriamo di rivederci più avanti, prima possibile, per parlare di nuovo di altre grosse novità come quelle che ci avete raccontato stasera. Facendo un grandissimo in bocca al lupo. Grazie di esserci venuti a trovare. La stagione ormai è imminente, sicuramente portate avanti ancora una volta il nome, non solo di Rivarolo, ma di tutto il canavese, a ottimo livello. Grazie ancora di essere stati con noi. Grazie a voi. Buon lavoro e soprattutto buona stagione. Grazie. Alla prossima.